Giovanni Quinci, oggi l'inaugurazione della nuova sede provinciale dell'UDC provinciale, ma la notizia è il ritiro della sua candidatura a sindaco, l'appoggio all'avvocato Ippolito. Sì, nel tavolo del centrodestra, che poi, come sappiamo tutti, qualcuno è andato con l'attuale amministrazione, qualcuno è andato con il Crisaldi, i partiti che sono rimasti, diciamo, oltre alla mia candidatura si è discusso anche di altri che, diciamo, aspiravano a fare il sindaco. Poi, unitariamente, i quattro partiti che sono rimasti abbiamo scelto tutti assieme, appunto, l'avvocato Vita Ippolito, a cui abbiamo affidato a lei di aprire a chi più possibile di tutti quelli che volevano venire, tant'è vero che dopo, diciamo, l'accettazione da parte della candidata a sindaco Vita Ippolito ci sono state altre adesioni e quindi nella campagna elettorale andiamo in questo senso. Cioè, i quattro partiti hanno individuato la Vita Ippolito, gli altri hanno capito e quindi hanno scelto anche la Vita Ippolito, e quindi nella campagna elettorale ci sarà una coalizione più ampia dei quattro, ma i partiti sono quei quattro che diciamo, si sono mossi autonomamente, visto che ci sono state, non dico scissioni, ognuno ha scelto diciamo, percorse diverse. Come sarà la campagna elettorale dell'UDC? Come sarà? Siccome apprendiamo che molto probabilmente si vota l'8 e il 9 di giugno, quindi il tempo c'è, prepareremo una lista, saremo a fianco alla candidata, dando il nostro contributo, tant'è vero che c'è l'onorevole Terrania che è qui, ma anche con la deputata Marchetta, che è quest'ora all'Assemblea e deputata, metteremo a disposizione appunto del progetto le nostre conoscenze, la capacità e la concretezza che abbiamo avuto sempre. Le campagne elettorali lo sai come sono, non possiamo ad ora dire come sarà, ma ci saremo. Iniziamo dalla politica regionale, in che direzione va l'UDC? L'UDC è un partito moderato che ci rifà alla dottrina sociale della Chiesa, quella dottrina che molti pensano che sia utopia, ma è il valore centrale della vita sociale, economica. Una politica che mette al centro l'uomo, i suoi bisogni, le necessità. Oggi purtroppo molti disattendono quello che significa politica, perché c'è una politica spettacolo, c'è una politica come se partecipasse a una gara agonistica, ma lì la politica è una cosa più seria. Oggi servono leader, leader come aveva la Democrazia Cristiana, come aveva lo Scudo Crociato, che erano leader che pensavano alle future generazioni, come De Gasperi, come Fanfani, come Andreotti, come Moro. Oggi purtroppo la politica ha difficoltà perché ci sono capi partito, non ci sono, e vediamo a tutti i livelli che fanno i consiglieri comunali, attaccano anche l'opposizione e mai si parla e si fa un ragionamento politico per pensare alle future generazioni e investire per una politica che investe per la famiglia, una politica che investe per il lavoro, i lavoratori. Oggi non si parla più di lavoro, come se non ci fossero i giovani che aspettano ancora la prima occupazione. Abbiamo persone a 40 anni che ancora aspettano la prima occupazione. Oggi stiamo mettendo, e quantomeno il mio ruolo è quello di mettere assieme tutte quelle aree moderate, cattoliche, perché serve un nuovo umanesimo cristiano se vogliamo costruire una nuova stagione politica. Parliamo di elezioni amministrative, come vede questo appuntamento per la città di Mazara? Io lo vedo positivo anche perché il nostro coordinatore provinciale, il dottor Giovanni Quinci, ha organizzato un momento politico che vede tutto il centro assieme, e con la Ippolito sono convinto che vinceremo perché è una donna capace, intelligente, sa il fatto suo. Tant'è che ha incontrato in questi giorni diverse aziende, diverse imprese, dove la vedono come punto di riferimento, tant'è che sta coinvolgendo la politica regionale per mettere in essere dei provvedimenti che vedano tutelate queste imprese. Vi ringrazio per la presenza, ringrazio l'onorevole Terrania, segretario regionale dell'UDC, la candidata sindaco Vita Ippolito e la nostra responsabile provinciale del settore donne dell'UDC. Perché siamo qui? Perché abbiamo assieme con l'onorevole deciso di mettere un segno nella città di Matera del Vallo per quanto riguarda il partito dell'UDC, con la creazione delle sezioni.
sono tradizioni vecchie della Democrazia Cristiana che iniziavano a far politica dalle sezioni. A Mazara del Vallo c'è qualcuno qui, l'amico mio Sardo, che è un figlio storico della Democrazia Cristiana, che sa che a Mazara c'erano 3 sezioni. Quindi guardate, all'epoca già il partito si divideva in 3 linee, in 3 correnti, come si suol dire, in questo momento. E ce n'era una a Santa Maria di Gesù, che il dottor Romeo non aveva la sede e la teneva dentro la macchina, e quindi la sezione era... Un'altra, la sezione Aldisio, dove sono cresciuto io, che alla Marina, in via all'interno di Molo Montante Caido, e l'altra, quella diciamo più organizzata, dove c'era Rosario Ballatore, che era l'anima provinciale della Democrazia Cristiana, ed era al centro. Quindi abbiamo voluto ripercorrere e dare questa inizio delle sezioni per la, l'identificazione e cercare di dare dell'indicazione ben precisa a chi vuole fare politica, visto che non c'erano più sedi dove discutere di politica, ma nelle elezioni le liste o i partiti diventano soltanto un momento elettorale e poi finisce. Noi invece vogliamo dare la costanza, tant'è vero che ogni giovedì dalle 5 alle dalle 17 alle 19 ci incontriamo qui per discutere e parlare dei problemi, in particolare ora che siamo nel periodo elettorale, per quanto riguarda i programmi, per poi affidarli assieme a tutta la coalizione in quella cosa. Abbiamo discusso l'altro giorno della pianificazione territoriale, economica e commerciale della città, dove, tu sai, siamo stati assieme con l'avvocato Vito Ippolito in una giunta con l'avvocato Vella, quindi già sappiamo di cosa parliamo. E da molto tempo mancano queste questioni per quanto riguarda la pianificazione, quindi il piano regolatore non c'è più, il piano spiaggia non c'è, il piano commerciale non c'è, il piano del porto nuovo non c'è. Quindi partiamo a dare delle regole in modo che così chi deve fare investimenti, chi ha sviluppo in questa città possa dare quello, per poi andare a discutere la cosa. Quindi io non mi dilungo, la nostra fatto di avere una sezione a Mazara dell'UDC è un segno che vogliamo dare anche agli altri, se riescono a dare continuità in questa città, per creare classe dirigente per il futuro. Perché noi abbiamo fatto, io da 43 anni che faccio politica, 1980 sono sceso in campo, come diceva Berlusconi, e quindi alte e basse sono state in questa città, conosco, come dicono alcuni uomini, le cose e amministrazione, quello che c'è, quello che non c'è, cose. Quindi io mi affido e diamo come UDC tutta la nostra competenza, esperienza, anche con la moglie dell'onorevole Errania, l'onorevole Marchetta, che si trova a Palermo come deputata. Deputato segretario, lo diciamo anche perché sempre bisogna sapere. Diamo tutta la disponibilità alla candidata sindaco che faccia di noi quello che vuole fare, ma noi saremo sempre a suo fianco. Grazie. Vuoi parlare? Sì, ok. Buonasera, intanto per me è un piacere essere qui oggi. Io da poco sono stata nominata da Giovanni con il benestare ovviamente della coordinatrice regionale dell'UDC, la giornalista Emilia Di Piazza, coordinatrice provinciale delle donne dell'UDC. È un piacere per me perché è la prima volta che ricopro questa carica, per cui insomma spero di esserne all'altezza. Mi sono già messa al lavoro e sto cercando insomma di organizzare ovviamente degli eventi di cui poi insomma più avanti vi dirò, a favore ovviamente delle donne, perché essendo coordinatrice provinciale delle donne, quindi ho questa delega in modo particolare, quindi è chiaro che cercherò di organizzare quanto più possibile per le donne, ma non tralasciando ovviamente tutto il resto.
Quindi per me è un piacere, io ringrazio Giovanni che ha avuto fiducia in me, sono convinta che riusciremo insomma a fare un bel lavoro. È un piacere essere qui con l'onorevole perché non lo conoscevo, quindi l'ho conosciuto oggi, per me è un grandissimo piacere. Piacere mio. Anche con la candidata a sindaco, tra l'altro siamo colleghe. E comunque è simpaticissima, l'ho conosciuta oggi, ma sono convinta che riuscirà a rappresentarci al meglio. Grazie. No, no, vai tu. Intanto un cordiale saluto a tutti, un deferente saluto alle istituzioni presenti. E io non pensavo nemmeno che mi sarebbe stata la stampa, perché ancora non c'è stata la conferenza stampa di presentazione del candidato e quindi sono costretta a dare dei cenni biografici su di me, ed è una cosa un po' inappropriata, impropria, ma tuttavia visto le circostanze darò dei cenni biografici. Intanto io desidererei essere chiamata candidata sindaca, ma non è solamente una questione linguistica, perché sindaco non è un nome neutro e quindi ci deve essere una concordanza con l'articolo, e peraltro l'Accademia della Crusca su questo si è pronunciata, ma è soprattutto per una questione sostanziale. Perché gli uomini e il potere non si è mai abituato al riconoscimento di ruoli apicali alle donne, ed è per questo che tutto il mondo, anche del linguaggio, è declinato al maschile. Dobbiamo iniziare a declinare il mondo al femminile e a riconoscere la possibilità delle donne di ricoprire questi posti apicali a cui facevo riferimento. Io, come è stato detto, sono Vita Eppolito, sono moglie, madre, ho 52 anni, ho fatto una tesi di laurea, mi fa piacere che ci sia la collega qui a rappresentare le donne della provincia, dell'UDC, ho fatto una tesi di laurea sulla questione femminile e i diritti delle lavoratrici. Impressionata dal lavoro che feci al liceo, per cui una professoressa che era una professoressa molto intelligente, un po' anomala, decise che l'unica che poteva parlare di Marx al liceo ero io, e quindi per tutto l'anno i miei compagni di classe si dovettero sorbire Marx da me, che fui costretta a comprare un tomo. In qualche modo io quindi conobbi le opere marxiane, ho fatto le mie valutazioni, per cui sono sempre stata una donna di centrodestra, ma quella utopia e quella idea che comunque attraverso il lavoro le donne potessero emanciparsi mi colpì, tant'è che poi feci la tesi di laurea, come stavo dicendo, sul diritto delle lavoratrici. La mia ispiratrice era un po' Anna Kuliscioff, che fece una legge poi importante sulle donne. Successivamente mi sono specializzata, ovviamente mi sono abilitata e sono diventata esperta di diritto penale e diritto della famiglia. Ancora dopo ho fatto un corso di formazione alla Bocconi di management al femminile. Sono stata anche membro, e questa è una cosa che mi fa molto piacere sottolineare, del CEMSI, che fu istituito dal vescovo, all'allora vescovo emerito Mogavero, e di cui faceva parte l'attuale presidente della conferenza episcopale regionale, il rettore della facoltà di giurisprudenza, il professore Mazzarese, e il compianto Sebastiano Tusa, con il quale io avevo fatto delle cose straordinarie. Persona eccezionale. Persona inimitabile, ineguagliabile e secondo me insostituibile. Lo rimpiangiamo tutti. Perché lo conobbi io, Sebastiano Tusa? Con il CEMSI ci occupammo anche di immigrazione. Lo conobbi perché appunto ero assessore alla cultura con Giovanni di Vella, del sindaco Vella, nella giunta Vella. E devo dire, io ho una certa ritrosia a parlare di me e soprattutto a parlarne in termini positivi. E tuttavia non posso mettere dei dati che sono oggettivi, e devo dirvi, e lo devo comunicare, io ero stata, e queste sono le stranezze della politica, ero stata indicata come assessore di riferimento di Aria, e poi la politica aveva deciso che queste due donne che erano in giunta sarebbero state sostituite di lì a poco da assessori politici. L'altra assessore purtroppo fu sostituita, che era un'ottima professionista, e tuttavia Bella poi ritenne, in forza proprio del lavoro enorme che noi facemmo, che io ero diventata insostituibile nella giunta. E quello che mi piace sottolineare
e mi dispiace per il collega di giunta Giovanni Quinci, ma lo devi perdonare, a distanza di 5 anni l'opinione fece un sondaggio fra i cittadini e io risultai essere la migliore assessora della giunta Bella. E peraltro non è che avevo delle vicinanze con l'opinione, quindi era un sondaggio indipendente. Io piacqui ai cittadini. Perché io piacco i cittadini? Perché in me convivono idealità e prassi, ragione e sentimento. Io riesco ad immaginare, faccio politica solo per questo, perché chi fa politica deve essere disposto a perdere la vita per costruire un mondo migliore, deve essere spinto da questa idealità per affermare i principi di eguaglianza, di pace nel mondo, di solidarietà. E tuttavia deve avere la capacità di incidere con le proprie azioni nel mondo contemporaneo, peraltro un mondo in questo momento devastato. E noi, ricordo, per dirne qualcuno, per fare qualche cenno, perché altrimenti io non finisco mai di parlare, facemmo per esempio quello che non era mai stato realizzato a Mazara, con un finanziamento enorme da parte della regione. Noi facemmo i seminari mediterranei, seminari della pace, facendo venire a Mazara per una settimana i massimi rappresentanti delle 3 religioni monoteistiche. Parlammo di pace e aprimmo un dialogo con il Maghreb, con l'Africa, per costruire ponti di pace. Questo lavoro enorme che noi abbiamo fatto, a cui si affancarono delle manifestazioni molto importanti dal punto di vista culturale, poi è stato dilapidato nel tempo perché vi è stata una classe politica inadeguata, ed è uno dei motivi per cui io sono qui. Ma vi potrei parlare di migliaia di cose durante la campagna elettorale, lo farò, che ho realizzato e che voglio realizzare insieme ad una coalizione forte fatta di uomini e donne di valore che costruiranno con me una nuova pagina per la nostra città. Bravo. Per ultimo, mi hanno dato questo piacere di concludere questo incontro, ma per me oggi è una gioia essere in mezzo a voi, ma soprattutto con l'amico Giovanni Quinci, che ci accomuna una cultura dei moderati, una cultura di centro, con la neo responsabile provinciale delle donne, perché sono sicuro che si farà valere, che già si sta muovendo, con la candidata sindaco. Per me veramente non ti conoscevo, ti dico la verità, ne ho visto in 2 battute come ti stai muovendo in città e quale interesse e con quanto amore ti stai candidando per la politica del fare, non per la politica tanto io sono candidata per mettermi la fascia di rappresentanza. E ho visto già i temi che sta affrontando, ha incontrato diverse imprese, diverse aziende. E anche consorziati di bonifica. E questo ti fa onore, perché porremo in essere anche da parte nostra atti conseguenziali alle tue indicazioni. Ma mi ha entusiasmato non solo perché per la capacità, per la padronanza di linguaggio, che è importante, ma per quello che ha fatto, ma quando ha parlato di pace. Che oggi serve tanta pace. Oggi siamo un paese in guerra, anche se non abbiamo fatto la scelta di scendere in campo, no, ed andare in guerra. La guerra in Medio Oriente e la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina ci sta creando un danno di poco conto, però è giusto intervenire a difesa di uno Stato o amico, perché diversamente, se evitiamo e non attacchiamo in difesa di uno Stato amico, significa che poi domani la catena, cioè il cane che si morde la gola, potrebbe capitare pure questo a noi, anche perché noi siamo più esposti nel Mediterraneo, siamo il paese più esposto, e quindi è giusto quello che sta facendo l'Italia, è giusto quello che sta facendo l'Europa, è ingiusto quello che sta facendo Putin, facendo morire la libertà di pensiero dell'opposizione, uccidendolo, tenendolo prigioniero e facendolo morire. Questo veramente è dirompente, questo è di una gravità inaudita. E ve lo dice uno che ha lottato, io vengo dei corsi di formazione dalla Democrazia Cristiana, il mio professore era Zaccagnini, quindi vengo di quella formazione culturale dove si parlava di dottrina sociale. E dicevo poco fa alla stampa, la dottrina sociale non è stata superata. La dottrina sociale esiste da 2000 anni, la dottrina sociale mette al centro l'uomo, i suoi bisogni, le necessità, il lavoro, i lavoratori, le difficoltà, un'economia sociale.
L'economia dello Stato non può essere l'economia di un'azienda, ma l'economia dello Stato deve essere sociale, deve aiutare le fasce più deboli. Ecco perché in questi giorni, non so se avete seguito, ho fatto battaglie contro questo progetto che vogliono portare avanti di, in Senato e passato, dell'economia differenziata, cioè le regioni. Cioè, rischieremmo di dividere l'Italia dopo che il Sud, il Regno delle Due Sicilie, ha pagato un prezzo altissimo, altissimo, che è quello che hanno svuotato le nostre casse, perché eravamo la seconda flotta più importante del mondo, per pagare i debiti del Piemonte. Ora ci ritroviamo a un'economia differenziata che potrebbe, fatta male, no, potrebbe penalizzare certamente le industrie del sud, le regioni del sud, perché ogni giorno non può essere che in Sicilia c'è una si opera in un modo, si hanno alcune direttive nel modo alla scuola e in Calabria se ne danno altre, quindi è inverosimile questo, quindi deve, l'unità dell'Italia va tutelata. Io sono un forte assertore e l'UDC difende questa linea dell'unità d'Italia con tutti gli strumenti. Oggi purtroppo abbiamo vissuto un tempo di grande difficoltà, perché la stessa politica è in difficoltà. Oggi non abbiamo, da 92 ad oggi, quando qualcuno ha deciso di distruggere il sistema politico italiano, che era rappresentato dal più grande partito, che era questo scudo crociato, perché questo scudo crociato ha fatto portato l'Italia ad essere la quinta potenza economica del mondo, la quinta potenza economica del mondo. C'era chi non faceva più comodo che l'Italia occupasse questo spazio, qualche stato amico, e quindi nasce Tangentopoli, nasce tutto, tant'è che poi alla fine, a chi hanno condannato, vi ricordate, si hanno condannato qualcuno alla fine, dovevano scassare il sistema politico che c'era in Italia. C'era un sistema di debito pubblico che era all'8-9%, però quel 9-8% serviva, come sta succedendo, non so se siete stati in Bologna, a investire, a fare strada, a fare innovazione, a lavorare, a assumere persone, a mettere gente nel mercato del lavoro. Serviva a questo. Oggi siamo, non c'è misura rispetto a loro, è moltiplicato per mille volte in più il debito pubblico e siamo in regressione. Questo è veramente drammatico, quindi perché non ci sono leader, ci sono capi partito che vanno, a noi magari ci piace partecipare come se fossimo tifosi, io questo, l'appello che faccio, non siamo tifosi, la politica è un altro mestiere, la politica è un'altra cosa, la politica è affrontare i problemi di cui parlava poco fa la candidata sindaco, ogni giorno stare vicino alla gente, accanto alla gente, discutere, ragionare, perché la verità non ce l'abbiamo nessuno nelle mani. A me le forme, io preferisco le peggiori forme di democrazia alle peggiori forme di dittatura, perché la politica oggi non è che ho la verità io nelle mani, io sono stato il sindaco più giovane d'Italia, ma quando ero sindaco avevo fatto la scelta di fare una strada. Un giorno però sono andato al partito, io guidavo una giunta, al partito, il partito decide che quella strada non si doveva fare. Arrivo al comune, allora i sindaci erano anche presidenti del consiglio, e io cambio tesi e faccio un'altra strada. Un assessore che si chiama Gallese accanto a me mi disse: ma tu non pensavi, non mi dicevi, sostenevi un altro progetto? Sì, ma il partito ha fatto una scelta diversa. Quello era un atto di grande democrazia. Il partito che decideva. Ecco perché oggi è importante la nascita di una sede. Perché questa sede deve servire per discutere, per essere il pensatoio, per ragionare, per confrontarsi, per portare avanti assieme i temi che investono questa città. Perché oggi non si parla più. Ogni deputato si sente il brand di se stesso, perché non c'è politica. Si sente il padrone del mondo. Non è così. La politica, la gente ti vota. Oggi c'è la crisi di leadership per questa ragione. Populismo, sovranismo, è nato di tutto in questo paese. Nascono una stagione e poi non ci sono più. Ora serve costruire un progetto per tutta quella gente che non va a votare più perché vede lo Stato nemico. Lo Stato non può essere nemico del cittadino, lo Stato deve essere amico, lo Stato deve concorrere per risolvere i problemi dei cittadini, non può essere uno Stato vessatorio, perché così, soprattutto i giovani lo vedono così, se ne vanno e non vogliono tornare più, quando vanno fuori studiano, basta, non tornano più, perché vedono la propria terra nemica, ingiusta nei loro confronti. Quindi dobbiamo cominciare a ripristinare il tessuto socio-economico e culturale dei territori, culturale, perché la cultura è lo strumento e il veicolo per fare crescere una società. Certo che l'avvocatessa qua ha una cultura altissima e si vede di come parla, però
la sua cultura l'utilizza per fare del bene, per incidere all'interno del tessuto sociale ed economico della città. Questo serve, oggi serve costruire una nuova stagione, recuperare, far ritornare, perché non, signora, non si risolve il problema con il fatto che non si va a votare, quello non è un problema, non lo risolve il problema, perché i pochi vogliono questo, le lobby vogliono questo, i grandi potentati vogliono questo, vogliono che la gente non vota, meno li vota, meno problemi hanno. Quindi dobbiamo far ritornare la gente a votare, dobbiamo conquistare quindi della fiducia, e noi abbiamo le idee dello scudo crociato, questo scudo crociato che è stato di ascensore per quelle povere famiglie che erano contadine, che hanno avuto la possibilità di studiare. Pensavo, oggi leggevo il progetto, che quello che ha fatto Fanfani con Emilio Colombo, con Fanfani da Milano l'ha costruito fino a Lampedusa, come suol dire, quando la Pira lo voleva fare solo per Firenze. Quindi, però lì c'era il dibattito, quindi la costruzione. Se quando il progetto Mattei parte, hanno fatto volare la Lucania. La Lucania è un esempio bellissimo, che oggi si vuole esportare nei paesi del Maghreb, come diceva l'avvocatessa. Il progetto è stato portato avanti da Fanfani, è stato portato avanti da Emilio Colombo. Hanno fatto quel progetto che è stato un'opportunità. Tutti quei figli di operai, che praticamente di agricoltori che facevano, poi è chiaro, uno che faceva l'agricoltore poi doveva fare il lavoro del padre. Nella crescita economica si cresce socialmente, si cresce culturalmente. Questi ragazzi sono diventati tutti poi medici, ingegneri, avvocati, e io provengo da una famiglia molto umile. Ultima, e non mi vergogno a dirlo, però la società, questo partito ci ha dato questa possibilità. Se pensiamo la pensione sociale, la pensione dei portatori dei disabili, non è che sia stata fatta nell'altro tanti anni fa, nel 69, ma questo partito li ha fatti tutti questi. Allora si parlava e si discuteva. Il Servizio Sanitario Nazionale dell'Anselmo. E quindi dico, dell'Anselmo è stata una grande donna. Oggi dico, la donna ha un ruolo, diceva bene la candidata sindaca, dico, non voglio sbagliare, la candidata sindaca. Oggi la donna ha un ruolo, io ho quattro figlie, femmine e un maschio, e quindi difendo questa categoria perché mi sembra, e mia moglie che fa il deputato e segretario, che non so se vi informate, si chiama Marchetta, è una donna eccezionale, rispettata di tutte le aree politiche, perché lavoriamo con il cuore. Ha messo avanti la legge sui psicologi, che già diventa quella di psicologo di base, è diventata legge, la legge sui pedagogisti, che tanti ragazzi non, dopo aver finito il percorso di studi, non trovano spazio per lavorare. Abbiamo fatto questa legge, la legge sul blocco degli studenti dell'università, abbattere il numero chiuso delle università, eppure questa è una legge di mia moglie che è stata approvata in base all'articolo 19 dello Statuto Siciliano, perché è competenza dello Stato, però lo deve trattare utilizzando l'articolo 19 dello Statuto Siciliano. Dico, stiamo ponendo in essere leggi, perché noi veniamo da una cultura diversa, leggi complessive. Non si può gestire il particolare, non si può gestire il personale. Oggi siamo proprio arrivati a capolinea. Se non cominciamo a costruire un percorso diverso, una stagione dei valori, perché tutti gridano i valori, ma i valori sono quando si praticano, si vivono ogni giorno. Quindi se i cittadini incominciano a capire che non dobbiamo fare tifo, ma dobbiamo partecipare alla vita politica, non perché se noi non partecipiamo diamo spazio ad altri. Quindi questa sessione certamente servirà per confrontarci, per confrontarvi. Se l'amico Quinci vi chiama, io sarò sempre presente, ma ci terrò ad essere presente anche nella campagna elettorale, a sostenere la candidata sindaco e Poldo, che sono convinto che quando parlerà con questo linguaggio, quando parlerà a questa città ti voterà. Grazie. Al 90%, non al 40%. Grazie.